Ora c'è anche una stella e si spera sia quella buona. A guardare dall'alto la città di Piedimonte Matese, non solo. L'amministrazione comunale, nell'ambito del vasto programma di eventi natalizi, ha inserito una stella, un singolare evento che prevedeva di posizionare sul Monte Muto, laddove svetta la torre campanaria del convento di Santa Maria Correvole, meglio noto come San Pasquale, una grande stella luminosa di circa 30 metri, visibile a diversi chilometri di distanza. In Piazza Roma, infatti, si è riunita una grande folla dove ha atteso trepidante l'accensione della cometa. Presente anche l'orchestra del liceo musicale, che ha suonato numerosi pezzi natalizi insieme alle voci bianche della scuola media Vitale, al fine di intrattenere i tanti curiosi e appassionati presenti con il naso all'insù. La stella cometa è da sempre riconosciuta come una delle rappresentazioni più iconiche del Natale. Una stella, questo è il titolo dato all'evento, vuole dunque sottolineare, come ha spiegato il vice sindaco della città Bernarda De Girolamo, questa condivisa tradizione millenaria, e per questo il comune ha voluto creare questo simbolo che certamente si ripeterà negli anni a venire. Nel contempo, ha sottolineato la consigliera comunale Amalia Zuccolillo, abbiamo voluto anche celebrare la memoria storica e religiosa del francescano San Giovanni Giuseppe della Croce, patrono di Ischia, che visse anni di preghiera e tenace operosità nel convento di Santa Maria Correvole, edificandovi l'eremo denominato La Solitudine. La stella si propone quindi anche come un'occasione di incontro e collaborazione tra i comuni ischitani coinvolti nell'evento e la città di Piedimonte Matese, le cui comunità sono storicamente legate dalla figura del santo. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.